E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video su Black Ops 4, in cui andremo a provare l'ultimo specialista di questa beta di Black Ops 4, Crash. Crash come equipaggiamento speciale ha un pacchetto d'assalto, quindi essenzialmente ci ricarica, ovviamente a chi prende il pacchetto d'assalto ricarica munizioni e abilità. L'arma invece è il TAC 5, ovvero un boost di adrenalina che dà più vita a tutta quanta la squadra, fa arrivare fino a 200, quindi molto molto utile. È ovviamente un operatore di supporto che hanno aggiunto in Black Ops 4. Andiamo subito a mettere una partita e vediamo come se la cava. Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a fare con il nostro Crash. Allora, premetto che è un operatore di supporto, quindi non è un operatore incentrato sul fare kill. Quindi magari se avrò un attimo, se farò risultati un attimino peggiori, appunto, siamo in ci sta, considerando che serve fondamentalmente ad aiutare gli altri questo specialista. Magari è uno specialista ovviamente da utilizzare in modalità anche questo, è un pochino più competitivo, oppure in realtà, beh, se volete utilizzarlo così, più che altro è difficile utilizzarlo senza una squadra con cui parlare, perché comunque bisogna un attimo organizzarsi bene. Stiamo, è molto perdendo. Più comodo ovviamente da utilizzare in squadra. Ok, abbiamo il pacchetto di supporto, là, il pacchetto armamento, adesso lo mettiamo magari vicino al segnale tattico, mi pare che abbiamo piazzato, ecco, infatti. Ovviamente a noi ce lo dà automaticamente, e impannaci tutto, caricatore e cose varie. Uccisione. Tra l'altro ovviamente per ogni kill che facciamo con il pacchetto d'assalto equipaggiato, diciamo, abbiamo un bonus di 25 punti, come potete aver visto. Che miseria. Ricon ucciso. Ce n'era un altro, ce n'era altri 2, altri 28, ce n'erano, vabbè. È comodo anche soprattutto per fare le serie di punti, perché ovviamente ogni 4 kill ne abbiamo una bonus, tra virgolette. Ok, l'abilità del Crash l'avete vista adesso. L'ha attivato l'altro Crash. Infatti abbiamo tutti la vita potenziata. E come vi ho già detto è un'abilità molto utile, soprattutto se giochiamo in squadra, appunto perché alza la vita a tutti quanti e anche a noi stessi, quindi ci sta. Sto facendo tipo schifo, perché insomma non è un... Gli specialisti di supporto non sono assolutamente specialisti che mi piacciono, né in Rainbow, né in COD, né in qualsiasi gioco. Preferisco molto più fare... cioè giocare, insomma, è un po' egoistico, però giocare per me. In più, come vi ho detto, essendo uno specialista pronto. Di supporto... Uccisione. Essendo uno specialista di supporto, dicevo, non è incentrato sul fare kill, ma... su altro. Adesso possiamo anche mettere subito la cosa, la vita... Come vedete, il tempo di fare questa loop ce l'abbiamo avuto, solamente che non l'abbiamo fatto, fantastico. Mettiamo il pacchetto qua. Niente. Sta mappa è veramente grossa, proviamo a mettere il Titan perché è grossa, non si riesce a fare chissà quanto. Fammi traietta. Pacchetto, magari non lo piazziamo qua. Niente, abbiamo perso. Allora ragazzi, è un operatore di supporto, come vi ho detto, un specialista di supporto, quindi niente di che. Secondo me magari sarebbe utile, ovviamente l'utilizzo perfetto di questo specialista sarebbe quello da fare in squadra, quindi avendo appunto potendo parlare con una squadra e soprattutto in modalità un attimino più competitive. Non ho giocato nemmeno bene, perché insomma non ho fatto chissà quale punteggio. Poi ovviamente non ho avuto l'ausilio delle abilità e dell'arma. Però ecco, appunto, questo era Crash ragazzi, l'ultimo specialista di questa beta di Black Ops 4. E direi che se questo video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che siate allissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao. E io sono Gaul. E la tua luce.